Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella. Oggi andremo a fare una lettura angelica speciale, diversa dal solito. Andremo a fare la lettura angelica legata allo scopo della vita, ok? Avremo tre gruppi di carte. Diciamo che ho scelto tre carte, uno rappresenta la sacerdotessa e il sacerdote, quindi la guarigione, l'altro i semistellari, quindi gli operatori di luce che arrivano da altri pianeti, e l'altro gruppo appartiene ai guerrieri della luce. Lavorando con l'arcangelo Michele, è possibile che molte persone siano della linea sacra dell'arcangelo Michele. Questo però non vuol dire che uno starseed non possa appartenere al gruppo dei guerrieri di luce o che uno starseed non possa essere un guaritore. Alle volte lo starseed è un abile guaritore, in particolar modo gli operatori di luce che arrivano dalle Pleiadi hanno veramente delle capacità di guarigione molto molto potenti. Non so quale sia la carta che contiene le varie tipologie che ho scelto per questa lettura, ma diciamo andremo per istinto. Ho messo la fluorite qui, il cristallo di rocca e il citrino. Ok, allora adesso andrò a mescolare tre carte da ogni singolo mazzo, quindi tre carte per il primo gruppo, tre carte per il secondo gruppo, tre carte per il terzo gruppo. Quindi sono 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Quindi andrete voi a scegliere dopo questa preghiera che andremo a fare di protezione, che entrerete nel vostro sacro cuore, chiederete alla vostra anima qual è lo scopo divino della vostra anima. Allora solo dopo andrete a scegliere il mazzo, cioè il gruppo che appartiene alla vostra anima. Ok? Quindi iniziamo con la nostra lettura angelica. Invoco la divina presenza di Dio onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno seguendo. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze. Aiutateci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Vi chiedo con amore di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Deo, Onnipotente Padre e Madre. Chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza. Chiedo aiuto all'Arcangelo Michele affinché veramente possa guidare tutte le persone coinvolte a scegliere il gruppo di appartenenza legato allo scopo divino della propria anima, affinché le persone che mi stanno seguendo possano ricevere aiuto, guida, assistenza in questo momento particolare della loro vita. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, è fatto, è fatto, è fatto, e così è. E così sia ora, per sempre, per l'eternità. Ecco, quello che voglio dire è che in questo momento particolare della tua vita tu potresti essere attratto da un particolare gruppo di carte. Poi magari guardando successivamente il video, la chiamata potrebbe essere un'altra. Però concentrati e fidati del tuo istinto e della tua capacità di riconoscere la chiamata della tua anima. Ok, allora una carta per il primo gruppo, la prima carta dello scopo della vita. Andremo a leggerle insieme la seconda carta, la terza carta. Ok, quindi queste poi andremo a vederle mano a mano. Questo è un esperimento, ragazzi, che ho scelto di fare per chiamata da parte dell'Arcangelo Michele, in quanto il tempo non esiste, ok? E quindi le persone possono guardare questo nel momento in cui si sentono chiamate. Ok, scegliamo altre tre. Allora, queste sono le carte dello scopo della vita di Dorin Virtù. Io le trovo molto molto belle, anche molto chiare. Ok, quindi tre carte per ogni singolo mazzo. Bene. Poi abbiamo scelto le carte. Sì, mi sa che ho fatto un errore. Va bene, comunque vuol dire che faceva parte
del processo. Ho scambiato praticamente la custodia di un mazzo per un altro. Ok, prima carta dell'Arcangelo Michele per il primo gruppo, seconda carta, questa la possiamo girare, terza carta. Ora andiamo a mischiare le carte per il secondo gruppo. Prima carta, seconda carta e terza carta per il secondo gruppo. Prima carta, seconda carta e terza carta. Normalmente chi fa questi lavori in questo modo vi fa trovare già le carte, già, cioè già, io ho preferito, diciamo, primo gruppo, ho preferito, come dire, farlo in diretta davanti a voi, va bene? Terza carta, poi andiamo a vederle naturalmente insieme. Prima carta, seconda carta, terza carta. Diciamo, potresti essere anche attratto dalla pietra oppure semplicemente rispondere al numero 1, 2, 3. Ok? Diciamo che come punto di riferimento abbiamo la pietra, quindi quale ti attrae di più? Ora dovresti chiedere alla tua anima, al tuo scopo divino, quale, diciamo, il gruppo di appartenenza. Va bene, vi lascio un attimo di tempo per decidere dove ti senti più vicina, più vicino, ok? Cosa risuona meglio dentro di te? Qual è lo scopo della tua vita? Cosa ti attira di più di questi tre gruppi, ok? 1, 2, 3. Ora che avete deciso, mettiamo da parte il secondo gruppo, il primo gruppo, va bene? E andiamo a vedere mano a mano le carte che sono uscite per questa lettura. È uscita la sacerdotessa, opzioni, forza e coraggio, famiglia, tu e i tuoi cari siete al sicuro, fai attenzione ai tuoi sogni, tipiche caratteristiche del sacerdote e della sacerdotessa, avere il dono della chiaroveggenza. Io spero che possiate vedere chiaramente le vostre carte. Chiedere aiuto all'Arcangelo Michele nel prendere le varie decisioni, va bene? Un posto nuovo, un posto nuovo, il risveglio del sé, guarda dentro di te. Ok, ora andiamo a vedere la lettura dello scopo della vita per questo primo gruppo di persone, di operatori di luce che scelgono queste carte. Allora, la sacerdotessa è una figura di una persona molto molto potente dal punto di vista energetico, dal punto di vista psichico, in quanto ha la capacità di vedere, di sentire, ha il dono di riconoscere la verità, normalmente ha il dono della chiaro-senzienza e della chiaro-veggenza, nonché anche della chiaro-udienza, ok? Naturalmente dipende, si possono avere delle capacità più sviluppate rispetto ad altre, ma la sacerdotessa conosce la verità, quindi ha la chiaro-senzienza e ha la capacità della chiaro-veggenza, lo dimostra questa carta, in quanto l'Arcangelo Michele invita te che hai scelto questo gruppo di appartenenza allo scopo della vita, lo scopo della tua vita è anche quello di riconoscere i messaggi e i segni che ti vengono mandati attraverso i sogni. I sogni ti parlano, i sogni ti danno dei messaggi molto chiari e precisi. Fai attenzione ai tuoi sogni, in quanto i tuoi sogni ti parlano. Magari prendi un quaderno la mattina appena ti alzi, prendi note del sogno che hai appena fatto e poi rileggili, perché vi potrebbero essere dei messaggi che magari puoi comprendere anche dopo qualche giorno, dopo qualche tempo, no? Che hai fatto questo sogno. Alle volte invece il sogno ti porta un messaggio
presagio di un qualcosa che sta per avvenire nell'immediato. Quindi, naturalmente, essendo tu un sacerdote e una sacerdotessa, sai già queste cose, hai questo dono fin da bambino o da bambina e non è una sorpresa per te. Gli angeli e l'arcangelo Michele ti stanno invitando solo ad avere più fiducia in te stesso. In questo momento sei un pochino confuso e confusa su quello che è il tuo scopo, nel senso su quello che dovresti fare nell'agire nella direzione dei tuoi sogni, e hai varie opzioni, varie possibilità, quindi non temere, in quanto tu hai delle grandi capacità di comprendere, di guidare gli altri attraverso anche dei messaggi, ma hai anche delle grandi capacità di guarigione, quindi le opzioni sono tante. Chiedi aiuto a Dio e all'Arcangelo Michele per aiutarti a guidarti, a direzionarti su quale azione intraprendere, su cosa è meglio per te, va bene? Naturalmente molti di voi sono dei leader. Avete anche la capacità di avere un'ottima comunicazione con gli altri, quindi la capacità di esprimervi bene e di portare dei messaggi molto importanti all'umanità. Sì, la vita ti ha portato anche a rinforzarti, veramente a essere molto forte e coraggioso e coraggiosa. Ti ha un pochino provato nell'affrontare delle sfide abbastanza importanti. E questa è la capacità del sacerdote e la sacerdotessa, hanno proprio il dono di trasmutare le basse energie trasmutarle in un'ottava superiore, quindi trasformarle in energia potenziante, proprio perché la tua esperienza può essere portata per aiutare gli altri. Molti di voi che hanno scelto questo gruppo ancora magari sono nella fase del risveglio, infatti c'è proprio per chi è già risvegliato, stai arrivando in un livello successivo della tua crescita personale e spirituale. Per chi è ancora agli inizi, questo messaggio, questo è un periodo di transizione, stai proprio vivendo la cosiddetta transizione da indaco a cristallo, stai apportando dei cambiamenti molto importanti nella tua vita, inizi a sentire, a percepire la chiamata della tua anima. Chiedi aiuto all'Arcangelo Michele laddove hai confusione, le opzioni sono tante, riuscirai a trovare la tua strada. Non preoccuparti per la tua famiglia, anche se parte dello scopo divino della tua vita è anche quello di prenderti cura dei tuoi cari o dei tuoi amici o delle persone a te care, perché tu sei la figura di riferimento, sei il canale di luce, sei il portatore di luce della tua linea genetico-genealogica. Chiedi aiuto all'Arcangelo Michele, l'Arcangelo Michele ti aiuterà veramente a sciogliere i nodi, a eliminare i contratti, gli accordi. È consigliato il processo di liberazione con l'Arcangelo Michele. Se tu ti rivolgerai all'Arcangelo Michele, non potrà accadere nulla né a te né ai tuoi cari e siete al sicuro, va bene? È venuto il momento, dicono gli angeli e l'Arcangelo Michele, di guardare dentro di te, perché stai iniziando a sentire i colpi dell'anima che spingono, no? Ti stanno spingendo al risveglio, ti stanno spingendo a direzionarti in una direzione più spirituale, in una direzione più armonica e più allineata all'amore, alla tua anima, l'invito di uscire dall'ego, l'invito di ascoltare il tuo vero sé, l'invito di ascoltare il tuo cuore, di meditare un po' di più, di andare nella natura, di pregare di più, perché le risposte sono dentro di te, va bene? Tu dentro di te sai già qual è la direzione, non temere, sei protetto da Dio e dall'Arcangelo Michele. Chiedi aiuto all'Arcangelo Michele, abbi rispetto della tua chiarosenzienza e della tua chiaroveggenza, sei stato già guidato, sai già cosa devi fare, è il tuo libero arbitrio, hai tutto il potere e la forza di occuparti dei tuoi cari e anche di agire nella direzione dei tuoi sogni. E per alcuni di voi ci potrebbe essere un cambiamento, quindi una nuova casa, una nuova città, un nuovo lavoro, cambiamenti positivi, un posto nuovo, va bene? Hai bisogno di cambiare aria, hai bisogno di spaziare, di entrare in una nuova energia. Se ti senti guidato in questa direzione, la risposta è quella giusta, assolutamente, hai bisogno di cambiamento. Quindi un posto nuovo, se non senti risuonare questo messaggio, un posto nuovo può anche voler dire cambia aria,
trova persone nuove, trova un ambiente nuovo dove stare, esci di più nella natura, hai bisogno di cambiare la tua energia, non solo dentro di te, ma anche fuori di te. Quindi c'è bisogno di cambiamento. E questa è la lettura angelica per lo scopo divino per le persone che hanno scelto questo gruppo di appartenenza, ok? Ora mettiamo da parte le carte del primo gruppo, poi le sistemerò per chi ha scelto il cristallo di rocca, ok? Andiamo a leggere lo scopo di vita, ok? Sei uno starseed. Un'anima molto antica che arriva da tempi lontani, da luoghi lontani. E ora andiamo a vedere cosa ci dicono le carte. Allora, diciamo che lo Starseed è un'anima che arriva da luoghi lontani, va bene, molte persone non sanno cosa vuol dire, ma chi appartiene a questa categoria, magari lo sei, ancora non sai di esserlo, sono queste le caratteristiche che ti fanno riconoscere in uno starseed. Sei una persona che magari era abituata a stare in mezzo alla gente, tu ami la gente, però ti rendi conto che le persone sono un po' diverse da te, dalla tua natura amorevole e gentile. Vedi molta ostilità nei confronti dell'esterno, vedi persone molto egoiche, tu non appartieni a questa categoria, sei una persona molto, molto spontanea, molto buona, molto empatica, però alcuni di voi si sono chiusi in se stessi perché vedono il mondo esterno un pochino troppo ostile. Invece altri, che oltre ad avere la caratteristica dello starseed, sono veri angeli sulla terra, e non solo, cioè che hanno fatto esperienza anche in altri piani e pianeti, ma hanno una natura veramente angelica. Ecco, queste sono persone meno arrabbiate, persone più gentili, persone propense al perdono. Quindi abbiamo due categorie di starseed. La prima è un pochino più arrabbiata col mondo esterno, e un'altra categoria invece che è quella di anime ancora molto molto più evolute, più elevate, sempre che hanno fatto esperienze in altri piani e pianeti, e quindi di natura stellare, ma anche di natura angelica. Va bene, qua ha a che vedere con l'esperienza dell'anima, quanto è antica l'anima, quanto ha fatto esperienza, la tua natura gentile. È la tua vera natura, caro Starseed, perché tu arrivi da luoghi dove l'ego non esiste, dove hai già fatto esperienza in altre forme dell'ego, e diciamo che qui sulla Terra è una sfida molto molto difficile. Alcuni di voi potrebbero avere la capacità di essere dei grandi artisti nel disegno, nella pittura, nella scrittura, nel canto, anche nell'arte creativa tecnologica. Io personalmente, essendo un'anima antica di origine stellare, ho risvegliato la mia indole creativa e artistica utilizzando il computer, la grafica del computer. Mi piace tantissimo, non dico di essere bravissima, però è un'arte che ho sviluppato spontaneamente e naturalmente. Quindi queste capacità artistiche potrebbero presentarsi anche dopo i 20, 30, 40 anni. Va bene, lascia andare l'ansia di capire che cosa devi fare per servire in questo tuo scopo nella vita, perché sei supportato. Allora, in particolar modo le anime stellari che arrivano dalle Pleiadi hanno capacità di guarigione, va bene. Altre anime che appartengono ad altri piani e pianeti potrebbero avere più abilità nel canalizzare, nel portare dei messaggi anche stellari, anche dagli angeli. Diciamo che è venuto il momento di meditare, di ascoltare la tua anima e di prendere un impegno con Dio. E se stai ascoltando questa lettura, molto probabilmente hai una connessione particolare con l'arcangelo Michele. L'arcangelo Michele ti sta invitando ad avere pensieri positivi. Purtroppo alcuni starseed si sentono veramente un pochino soli in questo momento. Sono tante le anime che si rivolgono a me e che nel momento del risveglio spirituale sentono questa grande solitudine. Questo ha a che fare sia con gli starseed, ma anche gli angeli terreni. Gli stessi starseed sono angeli terreni. Diciamo che una grande
grande solitudine in quanto non riescono a trovare delle persone con cui condividere la propria spiritualità, di pensieri positivi e emozioni positive, perché esiste una famiglia d'anima, ci pensa Dio, questo momento un pochino difficile di transizione che ti sta un pochino preoccupando, tu riuscirai assolutamente a diciamo a sopportarlo e a superarlo, veramente spalle dritte, coraggio, forza e soprattutto preghiera. Rivolgiti all'Arcangelo Michele. L'Arcangelo Michele è un intermediario molto potente tra la terra e le stelle e soprattutto ti crea uno scudo di protezione che permette di evitare connessioni con forze che non sono della luce e dell'amore. Soprattutto gli Starseed hanno bisogno di liberarsi dai voti di povertà, dai voti di castità, dai voti di diciamo, alle volte sono cose che non avete cercato voi ma appartengono alla vostra linea genetico-genealogica. Incarnandovi in una certa famiglia, voi prendete il karma della famiglia, però voi potete liberarvi col processo di liberazione. Per chi non lo sa, il processo di liberazione lo potete trovare gratuitamente nel sito connessioneangeliche.com, risorse gratuite, lo potete scaricare in formato PDF o in MP3, potete ascoltarlo anche se molto meglio recitarlo. Quindi cercate di trovare, di prendere un impegno, una maggiore connessione con l'Arcangelo Michele. Stai tranquillo, il tuo scopo divino è supportato, va bene? Ci pensa Dio. Abbiamo parlato di difficoltà a socializzare col mondo esterno, con persone che ancora non sono risvegliate, quindi diciamo che alle porte, nel prossimo futuro, abbiamo nuove amicizie, cara anima infinita, nuove persone che hanno la tua stessa visione della vita, persone in comunione di intenti, persone perfette per te, per il tuo massimo bene. Diciamo che è molto importante utilizzare questi due strumenti, pensieri positivi in associazione ad emozioni positive, visualizzando il successo, ossia visualizzandoti come tu vuoi, come vuoi vederti, come vuoi sentirti, va bene? In questo momento, se sei giù, è venuto il momento di cambiare la tua energia, hai il potere per farlo, sei un'anima antica, sei un'anima potente, semplicemente ti devi disintonizzare, cioè devi smettere di sintonizzarti sulle basse frequenze, iniziare a sintonizzarti su frequenze di gioia e di bellezza. È un consiglio da parte degli angeli e dell'Arcangelo Michele, anche quello di fare esercizio fisico. In questa vita è un corpo più denso, va bene? Questo corpo ha bisogno non solo di fare un certo tipo di alimentazione, caro Starseed, ha bisogno di disintossicarti, bere tanta acqua, mangiare molta frutta e verdura, lasciare andare i cibi troppo densi, va bene? E soprattutto fare anche esercizio fisico, passeggiate nella natura, camminate, corsa, un po' di palestra, yoga, stretching, pilates, tutte quelle attività che risuonano con la tua anima, però hai bisogno veramente di muovere il tuo corpo. Questo ti porta anche ad avere una maggiore connessione con chi tu sei veramente come anima infinita e anche con la tua parte spirituale più elevata, ossia la connessione con il tuo sé superiore. Ok, bene, caro Starseed, la lettura angelica per questa categoria di anime è stata già fatta. Ora vediamo il terzo gruppo che ha scelto la fluorite. Vediamo un po'. Abbiamo il guerriero, la guerriera di luce, va bene? Queste sono persone che sono invitate da parte degli angeli dell'Arcangelo Michele a rispondere alla chiamata. Tutte le persone che hanno seguito le letture, anche se appartengono ad altre categorie, a qualche livello, se state guardando questa lettura, siete state chiamate dall'Arcangelo Michele. Però questa categoria, chi ha scelto questa categoria in particolar modo, siete dei guerrieri della luce, ok? Non dovete combattere, dovete semplicemente rispondere alla vostra chiamata dell'anima, ok? Quindi fantastico, si parla di protezione, di espressione creativa, fiducia in se stessi. Ok, e qua è anche a che vedere con un lavoro, un processo di guarigione, va bene?
Ok, vediamo un po'. Allora, uscite dalle catene, dice l'Arcangelo Michele in questo momento. Sono qui per dirvi che è venuto il momento di liberarvi da tutto ciò che vi sta impedendo di essere la vostra massima espressione creativa, di tutto ciò che vi sta impedendo di far vibrare la vostra anima, di tutto ciò che vi sta impedendo di seguire lo scopo divino della vostra vita. Invocatemi, chiedete il mio aiuto e io sarò lì con voi per aiutarvi in questo. Un invito al processo liberazione anche per questi figli della luce che appartengono alla linea di Michele, va bene? I fiori, utilizza i fiori per guarire attraverso l'utilizzo dei fiori di Bach, utilizza i fiori per portare nuova energia nel tuo studio, nella tua casa, nel tuo appartamento, nel tuo ufficio. I fiori portano guarigione, i fiori sono degli esseri spirituali anch'essi, in una frequenza vibratoria diversa, ma che portano veramente, ti aiutano anche a connetterti con il regno degli angeli, il regno delle fate, il regno degli esseri di luce, va bene? Diciamo che sei un'anima molto gentile, sei un'anima che ma è anche molto combattiva, diciamo che essere combattere per i propri ideali è la via giusta, ma è possibile, dice l'Arcangelo Michele, essere gentili, va bene, e essere allo stesso tempo forti e coraggiosi. Sei un artista, è venuto il momento di esprimere la tua creatività nel lavoro che ti sta chiamando. È un lavoro dove tu puoi essere te stesso, te stessa a 360 gradi. Inizia in questa direzione. Sei assolutamente supportato e protetto nello scopo divino della tua anima, dicono gli angeli, l'Arcangelo Michele, assolutamente c'è la protezione, tu sei protetto, se deciderai di intraprendere questo percorso di vita, niente, nessuno potrà fermarti e la via è questa ed è la strada che ti porterà verso la libertà. Io spero veramente che voi possiate leggere le carte, ok? Che io sto mostrandovi, però penso proprio di sì, che si possano leggere, che si vedano abbastanza bene. Allora è venuto il momento anche di avviare un processo di guarigione, va bene? Perché per fare quello che tu vuoi fare hai bisogno di perdonare te stesso, non hai fatto niente di male, diciamo che il passato è passato, hai vissuto anche delle esperienze abbastanza forti, va bene? È venuto il momento anche di guarire l'aspetto del secondo chakra, ossia il secondo chakra ha bisogno di essere riequilibrato, hai bisogno di guarire la tua sessualità, nel senso che se hai subito violenza, se hai vissuto una sessualità un pochino sbagliata, non riesci a vivere una sessualità armonica in nome dell'amore, ci sono dei blocchi nella tua creatività, è venuto il momento di esprimere la tua creatività, ma attraverso il perdono tu praticamente potrai sbloccare il cosiddetto secondo chakra della creatività e potrai esprimere diciamo il tuo massimo potenziale, andare nella direzione della libertà. Sei protetto, sei al sicuro, devi solo avviare questo processo di guarigione, assolutamente, devi semplicemente accettare il presente per quello che è. Tutto ciò che hai creato lo hai creato tu, consciamente o inconsciamente, bisogna accettare questo. Abbi fiducia in te stesso o in te stessa che ce la potrai fare, tu potrai fare qualunque cosa deciderai di intraprendere, anima infinita, sei un messaggero della luce, sei una messaggera della luce, sei un creativo, sei una persona gentile, sei una persona che guarisce anche con la musica, quindi magari accendi un pochino di più la radio e ascolta musica rilassante o musica che ti fa ballare, danzare, sfogare e gioire. Se sei un musicista o una musicista, inizia a suonare, ok? C'è una forte connessione con la musica, assolutamente. Quindi
sei a servizio di uno scopo divino molto più grande. Questa categoria di persone hanno bisogno di acquisire maggiore fiducia in se stessi e per questo c'è l'Arcangelo Michele. Affidarsi all'Arcangelo Michele vi aiuterà nello scopo divino della vostra anima. Bene. Io spero che questa lettura angelica vi sia stata di aiuto. Lasciatemi i commenti se vi piacciono questo tipo di letture, scrivetemi, fatemi sapere. Io continuerò a fare questo tipo di letture, non solo quelle settimanali, non solo le connessioni dirette, domande e risposte una volta al mese per rispondere alle vostre domande in diretta, ma farò anche questo tipo di letture per argomenti, per esempio il lavoro, lo scopo di vita, l'amore e così via, va bene? Giusto per aiutare un po' di più a 360 gradi le persone, ok? Se siete interessati a ricevere una lettura angelica direttamente da me con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele, potete assolutamente contattarmi, ok? Iscrivetevi al canale se vi piace, vi do un consiglio, cliccate sulla campanella così ogni volta che faccio una lettura riceverete la notifica. Io vi abbraccio, vi saluto e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.